Salve, sono Edoardo Margheriti e sono qui per presentarvi I lunghi capelli della morte, un film che mio padre Antonio Margheriti ha diretto nel 1964. Siamo qui, siamo venuti a fare questa intervista qui nel museo di Dario Argento, dove ci sono tutte le sculture, gli effetti speciali che Dario Argento ha fatto per i suoi film, per ricreare un po' questa atmosfera gotica dei film che mio padre, i due film dell'orrore che mio padre fece negli anni 60 con Barbara Steele, che erano il primo, che fu anche forse il suo capolavoro, Danza Macabra. Danza Macabra è il film che segnò l'incontro di Antonio Margheriti con Barbara Steele e un incontro che portò a una passione non di amore ma sul lavoro, tale che lei era l'attrice che mio padre ne rimase talmente affascinato che volle immediatamente dopo gli offrirono di fare quest'altro film horror gotico, I lunghi capelli della morte, e lui pretese di avere Barbara, che poi in quel momento in Italia era la regina di questo tipo di film. Il film ha delle bellissime atmosfere, scelse nuovamente di farlo in bianco e nero, scelse tutta una serie di ambientazioni gotiche, dei sotterranei costruiti che aveva già utilizzato anche per Danza Macabra, il castello qui vicino Roma, un castello anche di un amico di famiglia, poi erano i Principi Massimo. E mio padre girò in quel castello svariati film, è qui a 50 o 60 km a Roma, è un posto che lui amava moltissimo. Il film, più o meno la composizione della truppa, ha cercato anche di avere la stessa truppa e lo stesso direttore della fotografia, alcuni attori erano dei piccoli ruoli secondari, comunque c'erano gli stessi attori. Credo che abbia anche bissato il successo di Danza Macabra. Danza Macabra fu un grande successo sia in Italia che in America e nel resto del mondo. I lunghi capelli della morte è stato un degno successore di questo film. Dopo questo, con un po' di rammarico, mio padre ha comunque abbandonato il genere gotico per dedicarsi poi a un genere che lui amava forse più, che era la fantascienza. Fece per la Metro-Goldwyn-Mayer 4 film di fantascienza per gli Stati Uniti di utilizzo televisivo, in tutto il resto del mondo vennero distribuiti cinematograficamente. E negli anni successivi si è più dedicato alla fantascienza, all'avventura, film d'azione, però ha sempre avuto un ricordo molto affettuoso nei confronti del cinema gotico, dell'horror gotico, rimpiangendo di non poterlo più fare perché negli anni 70-80 era un genere che era un po' caduto nel dimenticatoio. Negli anni poi scrivemmo anche insieme delle storie gotiche, delle cose molto divertenti. A un certo punto lui voleva rifare verso la metà degli anni 80 un terzo remake di Danza Macabra, che Danza Macabra è un film del 63. Nel 71 lui rifece lo stesso film, si chiama Nella stretta morsa del ragno, cambiando i protagonisti e facendolo a colori. Curiosamente negli anni 80 ha detto: potremmo rifarlo una terza volta, perché era una storia molto affascinante, una storia di fantasmi, un po' come questo che state per vedere. Negli anni successivi mio padre si dedicò più a realizzare film che lo divertivano maggiormente, mentre l'horror, il gotico lo affascinavano. Lui aveva ad esempio Orrore del sangue, infatti i suoi capolavori gotici sono in bianco e nero. Quando lui si è confrontato con il cinema horror, il cinema gotico, usando il colore, c'è un minor fascino, c'è un minor gusto nelle inquadrature quando ci sono le scene di sangue, la truculenza, che il gore, che a lui non piaceva moltissimo. Infatti quando la tendenza, la moda del cinema sul genere horror abbandonò il gotico per buttarsi sullo splatter, sul gore, mio padre decise di lasciar perdere quel genere e buttarsi invece sul genere più avventuroso, sullo stile di Spielberg, che si affacciava in quegli anni al cinema
cinema mondiale con i suoi capolavori di azione, i film Indiana Jones. Mio padre, mi ricordo, tornò dagli Stati Uniti dopo aver visto il primo Indiana Jones e era impazzito, completamente impazzito, come se avesse parlato con Dio, cioè disse: questo è il modo che bisogna fare cinema. E così era, entusiasta, esaltato, e scrisse e diresse. Poi negli anni facemmo insieme molti film, ci fu tutto un ciclo di film girati nelle Filippine, film di avventura, di azione, che noi abbiamo fatto un po' sulla scia dell'epopea del Vietnam, che fa parte del fine anni 70, inizio anni 80, e poi siamo andati avanti con tutto il filone, diciamo, Indiana Jones, con film di avventura, avventura più comica, avventura più allegra, avventura con grandi effetti speciali, che era la seconda grande passione di mio padre, oltre a dirigere film, era realizzarne gli effetti speciali. Noi facevamo gli effetti speciali da noi, costruivamo noi stessi i nostri modelli, montavamo le nostre scenografie, realizzavamo tutte le sequenze di esplosioni, di cose, contattando ovviamente i pirotecnici, le persone che ci davano una mano. Io ho cominciato con mio padre, che devo dire che è stato un grandissimo maestro nell'insegnarmi. Mio padre aveva una tecnica eccezionale. Lui era capace di risolverti delle situazioni molto ingarbugliate senza mezzi tecnici, di girare sequenze molto belle con molto poco. Infatti la sua abilità, la sua fama, soprattutto nel mercato internazionale, viene dal fatto che lui era in grado di fare film all'apparenza multimilionari con quattro soldi. E un po' come era il destino, come è adesso e come sarà peggio anche negli anni futuri, il destino del cinema italiano, del cinema europeo un po' in generale. Tutti questi anni di collaborazione, ho lavorato con mio padre come aiuto regista, tutti i suoi primi film, poi ho cominciato a dirigere le sequenze d'azione per lui come seconda unità. Ho preso inizialmente come costruttore, poi ho cominciato ad appaltare tutte le costruzioni per gli effetti speciali, fino a diventare suo supervisore effetti speciali. E questo lavorare un po' in tanti reparti mi ha dato una grandissima scuola. Io da lui ho imparato, credo, proprio tutto. E bene, la possibilità, perché lui ha una grande abilità, lui conosceva tutti i settori del cinema. Lui era in grado di dire come costruire una scenografia, o come illuminare un set, o come, ovviamente facendo il regista, recitare una scena ad un attore, ma nello stesso tempo come inquadrarla all'operatore, o montarla al montatore, o doppiarla al doppiatore. Era veramente una persona completa, che poi si è affacciato al mondo del cinema da tutt'altro mestiere, perché ad esempio il papà era un ingegnere dei Ferrovie dello Stato. Per me è stato facile forse entrare in questo ambiente, perché ci sono nato dentro, e lui se l'è dovuto guadagnare con fatica, lasciandoci comunque una settantina di film, dove molti di questi testimoniano una straordinaria abilità, e sono film che hanno segnato momenti importanti del cinema italiano e internazionale. Mio padre ha spaziato in tutti i generi, lui ha girato film gotici, film horror, film anche gore, pur odiandoli. Uno dei film preferiti da Quentin Tarantino è Apocalisse Domani, è un film che mio padre non amava particolarmente, perché era un film violento, sanguinolento, truculento, sul cannibalismo, per cui non potevi esimerti dall'essere splatter. Però mio padre poi ha spaziato nel genere fantascienza, è stato il primo regista a girare un film fantascientifico interamente girato nello spazio in Italia, e subito dopo quello si chiama Spaceman nel 1960. Il suo secondo film fu Il pianeta degli uomini spenti con Claude Rains, un altro film di fantascienza. Si impose nel mercato internazionale come l'unico regista italiano in grado di realizzare film di grandi effetti speciali, film di fantascienza o horror o di azione fantastica, perché infatti venne chiamato dalla Metro Goldwyn Mayer per realizzare un film che si chiamava The Golden Arrow, l'arciere delle mille una notte, nel 63,
che era un bellissimo film, ormai quasi introvabile perché i negativi sono andati perduti in un incendio della Technicolor, credo. E ci sono pochissime copie in giro per il mondo, qui in Italia il film è completamente scomparso. È un bel film fantasy su un cavaliere in un mondo immaginario arabo, ci sono battaglie con i tappeti volanti, la magia, la stregoneria, l'amore, un po' quel filone che sta prendendo piede adesso, dei vari film fantasy avventurosi che mio padre tentò e riuscì a fare negli anni 60 con poco, senza computer grafica, senza niente. Però rivisti oggi, ovviamente, con la bontà di chi sta guardando un film che ha 40 anni, sono ancora dei film molto belli, molto godibili, come questo I lunghi capelli della morte.